Ciao a tutti ragazzi, sono io Michan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto durante il mese di settembre. Ho preso veramente tantissimi volumi e diverse novità durante questo mese e non vedo l'ora anche di sapere le vostre opinioni al riguardo. Pensavo di iniziare dalla Star, iniziando mostrandovi il volume di Utena, la Fillette Revolutionnaire After the Revolution, al prezzo di 6,90 euro. È dotato di una sovraccoperta. E questo è il tratto. Poi è uscito anche il volume numero 9 di Queen's Quality al prezzo di 4,50 euro. Come sempre le copertine sono meravigliose. E questi sono i disegni. Molto carina tra l'altro come serie se avete possibilità di prenderla. Poi vi mostro anche il volume numero 95 di One Piece al prezzo di 4,30 euro. E anche il volume numero 2 di Barrage al prezzo di 4,50 euro. E questo è il tratto. Carina anche questa serie. È uscito poi anche il volume numero 8 di Perfect World, al prezzo questo di 4,90 euro. È dotato di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E poi abbiamo anche il volume numero 16 di Mrs. Love, al prezzo di 4,30 euro. Se non mi sbaglio, è una serie che dovrebbe concludersi con il volume numero 19. E qui i disegni sono veramente belli. Poi ho preso anche il volume numero 16 e il volume numero 17 di Iona la principessa scarlatta. Entrambi li trovate al prezzo di 4,50 euro. Devo dire che il tratto sta migliorando veramente tanto rispetto ai primi volumi. Il volume numero 9 di Demon Slayer e Kimetsu no Yaiba al prezzo di 4,50 euro anche lui. E qui abbiamo i personaggi e anche questo è straconsigliato. Poi vi mostro una novità che devo dire aspettavo veramente da tantissimo tempo, che è Kaguya-sama Love is War. Infatti è uscito il volume numero 1, che è questo qui, e il volume numero 2. Entrambi li trovate al prezzo 5,90 euro. È un'edizione che tra l'altro è dotata di una sovraccoperta e di alcune bellissime pagine a colori. Queste qui. E poi questa. E veramente molto simpatica, tra l'altro, come storia. Anche questa, se potete recuperarvela, ve la straconsiglio. Vi leggo comunque dietro di cosa parla. In amore, chi si dichiara perde. L'istituto Shuichin accoglie giovani promettenti, di buona famiglia e dalla forte personalità. Kaguya e Miyuki fanno parte del consiglio studentesco. Lui è il presidente e lei è la sua vice. Teoricamente sarebbero perfetti l'uno per l'altra, ma ormai già passato metà anno scolastico senza che tra loro sia accaduto nulla. Sono entrambi troppo orgogliosi per dichiararsi incapaci, in primis, di essere sinceri con se stessi. Tanto che ognuno dei due farà di tutto per spingere l'altro a capitolare e confessare per primo i propri sentimenti. Come si evolverà questo amore incentrato sulla guerra cerebrale? Si apre e si pare su una love comedy del tutto sperimentale. Insieme ai volumi mi hanno tra l'altro dato anche questo, in pratica è un sacchetto, però con disegnati rappresentati i nostri protagonisti principali. Veramente carinissimo. In più, oltre a questo, davano anche il portachiavi. Anche questo è molto carino.
parecchio tempo è uscito anche il dodicesimo volume di Reikyo the Rose King di Aya Kanno, che devo dire ho adorato. Tra l'altro, visto che hanno annunciato anche l'anime, sono veramente molto contenta infatti di vederlo. Questo intanto l'ho trovato al prezzo di 4,90 euro. E notato, come sempre, di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto che possiamo trovare all'interno. E poi per quanto riguarda la Goen, l'unico che ho acquistato è il numero 6 di Kissim, non Me, al prezzo di 5,95 euro. Dotato questo di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E lei è la nostra protagonista. Per quanto riguarda invece la manga Senpai, ho preso una novità molto interessante che è Inside Cage, che è questo qui. In pratica ho preso il cofanetto contenente i primi tre volumi ed è veramente interessante come serie. Ve li faccio vedere. L'ho pagato 19,90 euro in tutto. Questo è il primo volume, come potete vedere sarà una serie in sei volumi. Il secondo. Il terzo. Comunque, se le voleste prendere sciolti, vengono tutti al prezzo di 6,90 euro. All'interno del cofanetto, tra l'altro, troviamo anche questo, che in pratica all'interno ci mostra diverse, diciamo, bozze o anche schizzi relativi ai personaggi, con vari dettagli e anche curiosità. Una strana malattia apparsa alla fine del XXI secolo annienta completamente l'individualità delle sue vittime, trasformandole in giganteschi insetti antropofagi. Le loro devastazioni hanno provocato la morte di 2/3 della popolazione mondiale e lasciato il mondo totalmente devastato. Nell'anno 2125, uno sterminatore di nome Kido, dal passato avvolto nell'oscurità, salva la giovane Ilie e promette al padre morente di riportarla da sua madre. Ilie però scoprirà insieme a Kido un mondo dove gli insetti giganti sono ben lontani dall'essere l'unico pericolo. L'edizione è dotata di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. Sempre della manga Senpai ho preso anche il volume numero 10 di Butterfly Effect, al prezzo di 6,90 euro. Poi ho preso anche il volume numero 2 di Merci di Mirka Andolfo. Devo dire che è una storia veramente particolare. Questo l'ho trovato al prezzo di 12 euro. Tra l'altro è uscita anche in versione variant, la copertina. Se la trovo ve la metto qui accanto perché è veramente carinissima anche quella. È incartonato e le pagine sono all'interno tutte interamente a colori. Passiamo invece poi alla Planet, dove vi mostro il volume numero 5 di Vampire Night Memories al prezzo di 7 euro. Copertina è meravigliosa. È dotato di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. Bellissimo come sempre, tra l'altro. In volume anche 2 di 5 di Non sono un angelo, al prezzo di 7,90 euro. Anche questo dotato di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto che possiamo trovare all'interno. Molto carina, tra l'altro, anche questa serie. Sempre della Yezawa, abbiamo anche il numero 13 di Nana Reloaded Edition, al prezzo di 6,50 euro. E volume anche numero 20 di Sarah of the End, al prezzo di 4,90 euro. La storia sta prendendo una piega veramente molto interessante all'interno di questi ultimi volumi, tra l'altro.
Ed è uscito anche il volume numero 3 che si chiama A ognuno la sua battaglia di Black Clover, Quarter Nights, però, al prezzo di 4,90 euro. La serie che devo dire mi sta piacendo molto è questa qui, che è Wotakoi Love is Hard for Otaku. Questo è il volume numero 4 che trovate al prezzo di 8,90 euro. Come sempre è dotata una sovraccoperta di alcune bellissime pagine a colori, tra cui queste. Per poi passare ad alcune immagini in bianco e nero. Ad esempio questa qui. Passo poi a mostrarvi un'altra novità che è Dororo e Yakimaru, la leggenda. Questo lo trovate al prezzo di 7 euro. È una serie dotata di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. In un Giappone dilaniato da guerre tra signori feudali, Dororo, la ladruncola, è disposto a tutto pur di sopravvivere, anche a seguire un misterioso samurai errante, Yakimaru, in una terrificante caccia ai demoni. Un autore amatissimo, Satoshi Shiki, reinterpreta l'opera del dio dei manga, Osamu Tezuka, che ha ispirato due anime e un film live action. Vi mostro poi anche il volume 16 e divertentissimo di Takane Hana, come sempre adoro moltissimo questa serie, al prezzo di 4,90 euro. E ancora una volta ci tengo veramente tanto a consigliarvela. Passando poi alla J-Pop, vi mostro il volume numero 6 della divisa scolastica di Akebi al prezzo di 6,50 euro. Dotato in una sovraccoperta e di ben due pagine a colori, tra cui questa che è bellissima. E poi vi mostro il volume numero 11 di Re Zero Starting Life in Another World, però Tuffo Zero, al prezzo di 5,90 euro. È dotato di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori, e questo è il tratto. Che questa devo dire è una serie che merita veramente tanto. Come pure The Rising of the Shield Hero, questo qui mostro è il volume numero 15, al prezzo di 5,90 euro, anche questo. Però qui abbiamo, al contrario di Re Zero, sempre una sovraccoperta, però alcune bellissime pagine a colori. Tra cui questa. E questa qui. Il volume è anche il numero 17 di The Promised Neverland, al prezzo di 5,90 euro. Qui vi faccio vedere soltanto velocemente questa immagine qui, perché anche questo volume è ricco di spoiler. E poi ho preso anche il volume numero 2 della Via del Grembiule, al prezzo questo di 5,90 euro. Mi era piaciuto molto il primo volume, tra l'altro se foste interessati ho fatto anche un video recensione al riguardo, ve lo lascio sotto nell'info box se volete dargli un'occhiata. E vi mostro poi anche il volume numero 8 di The Quintessence al Quintuplets al prezzo 5,90 euro. Anche qui la storia si fa sempre più interessante. Un'altra serie che sto apprezzando veramente tanto è La Regina d'Egitto. Questo è il volume numero 4 al prezzo di 6,50 euro. Questo è dietro. I disegni, devo dire, sono meravigliosi. Penultimo volume che vi faccio vedere è il volume numero 14 di Orimia, al prezzo di 5,90 euro.
l'ultimo che vi faccio vedere, però che ancora non sono riuscita a leggerlo, è un'altra novità. Si chiama Blue Period e lo trovate al prezzo di 6,50 euro. Tra l'altro, insieme davano anche il quaderno d'artista in edizione limitata, che è questo qui. Veramente carinissimo e lo userò soprattutto per gli appunti, anche se è fatto soprattutto per disegnare, utile per disegnare, per gli sketch. È una serie che è dotata di una sovraccoperta e di alcune pagine a colori, tra cui questa qui, che ci dà modo anche di vedere il tratto. Queste. E l'ultima è questa qui. Un liceale dalla vita piena che prende buoni voti, sa sempre come cavarsela, beve, fuma e ama la vita notturna. Un bel giorno sente dentro di sé risvegliarsi la passione per il disegno. Spinto dall'ardore della sua gioventù, ora Iatora, o Iatora, ha un obiettivo per cui impegnarsi davvero: entrare all'università d'arte. Quindi appena l'avrò letto vi so dire meglio più avanti. E questo era anche l'ultimo acquisto che ho fatto durante il mese di settembre. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa avete preso voi di bello durante questo mese, che sarei veramente molto curioso di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!